Si è persa la capra, la sto filmando. Una capra si è persa dalle altre, poverina. E cari amici, siamo alla fattoria, potremmo dire, Mauri? Mezza capa di Monza. Una fattoria praticamente nella campagna di Monza, vicino al fiume Lambro. Non abbiamo trovato informazioni su internet vicino al fiume Lambro, quindi la chiameremo fattoria mezza capa. E in onore di un film di Totò. Ebbene, venite cari amici. Ti lascio a te. Abbiamo la cosa delle vecchie fessure. Ci sono ci deve essere la porcilaia di qua. Poi di là le parti della casa. E poi anche qua parte della casa. La fattoria continua. Noi adesso con la torcia, vedete, questi sono dei vani, adesso la usano un po' come va, naturalmente. Sono dei vecchi vani, secondo me qua sempre, praticamente evidentemente dove tenevano il fieno per le mucche, così. Qua un po' di porte vecchie. Qua abbiamo un altro vano, lì altre costruzioni, vedete? Qua c'è un altro vano, quindi torniamo a filmare e addentriamoci nella cascina. Vedete cari amici? Vari locali. Vari locali. Cari amici, che dite? Tutto bene, eh? Continuiamo la nostra esplorazione in vari androni ancora. Continuiamo. Cari amici, qua è crollata una parte sopra, vedete, però si passa tranquillamente. Adesso vi faccio vedere dove sono passato, semplicemente sulla parte crollata. Di là c'è qualche abusivo che sta, ma tanto sta dall'altra parte. Qua addirittura scale crollate. Che posto, è tutto nostro cari amici, nel senso intendiamoci, è tutto nostro come visita, Sto tirandomi dietro dei sacchi. Qua è un'altra entrata, sì, qua l'androne interno, che vedete. Continuiamo, vediamo dove possiamo andare. Quello è il resto di un bagno. Qua una mensolina di legno, qua vari punti. Un po' la casaccia lasciato. Che poi proviamo ad andare dall'altra parte, ok? Qui vari androni. E voglia, questa cascina, quanto c'è da girare. Dobbiamo ancora andare dall'altra parte. Metto qua, magari. Cari amici. Cari amici, che ne dite? Un bel posto, posso dire bel posto, ok cari amici.
bel posto. La cascina. Adesso andiamo, giriamo anche dall'altra parte, però si poteva entrare anche di là. Il ripostiglio dei vini, il ripostiglio dei vini, cari amici, la dove tenevano i vini. Qua le scale sono distrutte per i piani superiori, ma tanto giriamo dappertutto noi, aggiriamo, allora da di qua esco. Vedete, cari amici, si esce facilmente da di qua e riandare. Vedete? Faccio vedere da fuori. Quello è un altro posticino su cui sedersi. Ecco, lo mettiamo proprio qua per adesso, la videocamera. Che ne dite, cari amici? Bellissimo posto. Questa è la cascina. Tutto bene fino ad adesso. Ciao a tutti, carissimi amici. Siamo qui alla fattoria denominata Mezzacappa, ma l'abbiamo chiamata noi così perché non abbiamo notizie. No, ma mettiti pure qua, che io non abbiamo notizie giù. Internet, giusto? Mettiti pure qua, così vediamo tutto. Allora, le mura della fattoria Mezzacappa. Noi adesso continuiamo, stai pure in piedi, ma è più in qua, così ci vedo tutto. Continuiamo a visitare la fattoria Mezzacappa a Monza al 4 novembre 2018. Gennaro Giulmini e Urbex Movis, Capitano Barbadura, youtuber Mauri. Benissimo. Benissimo. E si continua, cari amici. Bene. Si continua. Purtroppo c'è stato qualche piccolo intoppo, ma sì, beh, dovuto a problemi tecnici in generale. Va bene. Qui ci sono, qua ma c'è va la bene. Campagna. La campagna. Qui c'è un fiume, sì, beh. Non so che fiume è. Sì, sulla mappa, cari amici, non l'ho trovato questo fiume, quindi non so che canale sia. È un canale che passa di qua. Benissimo. Canale di irrigazione, credo, sì. Non so, io devo. Allora iniziamo, Mauri. Allora, ci sono varie parti della fattoria, cari amici, che noi siamo andati mano a mano a curiosare, giustamente. Adesso andremo nella parte dove ancora dormono la notte pecore, dove ci sono polli, hanno spennato polli, e dove ci sono i silos, mangiano, del grano, delle granaglie, e si lavano di quei bidoni lì, sono sì, ci sono i silos, ma prendi pure da un pochino più lontano, Mauri. Ecco, così viene lì, ci sono dei bidoni dell'acqua che sembra che utilizzino per... Evidentemente qua non hanno l'acqua corrente, come si dice, e si faranno bollire questa. Utilizzano l'acqua... L'acqua così. Mauri, mi piace il tutto campo, ecco, no, ma non troppo lontano. Però è bello il tutto campo, perché? Perché se io decido di parlare a chi ci segue, ai nostri fans, ai nostri amici, mi piace, naturalmente io potrei come parlare da casa mia. E invece se devo dare un'ambientazione, mi piace darla con naturalmente noi, giustamente, minchia, però col tutto campo. Di ciò che ci sta attorno. Ecco, io sono un perfezionista, però la logica c'è. Cari amici, continuiamo questa illustrazione, quindi qua evidentemente non hanno l'acqua corrente e utilizzano questi bidoni per approvvigionarsi di acqua evidentemente piovana. Ecco qua, Mauri, com'è? Insomma... Io direi che vivere qui bisogna proprio essere dei pastori, perché, però loro sono abituati, probabilmente non hanno difficoltà.
l'abitudine, però... Anche perché non hanno, lo so, secondo me loro vivono di pastorizia, di quello che gli dà la natura, e non hanno soldi, cioè non spendono soldi, perché persone che vivono di campagna. Ecco, tutto okay. Qua. Lì c'è una bicicletta che è del pastore, secondo me. Porca miseria, stavo inciampando nella corda. Allora Mauri, mi riprendi con tutto campo, Sì. Ma non da lontano, però è bello far vedere ai nostri amici cosa mostriamo, cari amici. Abbiamo una fortuna incredibile, la fattoria è nostra, l'abbiamo, la nostra tra virgolette, ok, in visita, l'abbiamo chiamata fattoria Mezzacapa di Monza, in provincia appunto di Monza Brianza, a nord di Milano. Saranno 15 km a nord di Milano, ma neanche 10 km a nord di Milano. Qua cerchiamo di passare, Mauri, c'è tanta melma qua. Perché passano le pecore. Non è facile. Passano... Attenzione alle cagate delle cerpini. Purtroppo. Pensa a te con i pantaloni belli puliti. Allora, quello è il silos. Sì, dai Mauri, continuiamo. Ho abitato cari anch'io amici. In una fattoria, ma era più in ordine di questo. Però comunque niente, diciamo che le pecore sono danno il latte. Sì, poi hanno anche le mucche, le capre. Sì, ma Mauri, qualche suono che sentiamo. Senti. Ma sì, ma... Sente le pecore. Dai, facciamo prima che... Benissimo, cari amici. Si sente le pecore. E si continua. È molto bello far vedere, mostrarvi. È bello, cioè, è la fattoria, cazzo. Il silo si è un po' andato male, però. Sì. Le pecore, le pecorame, questi qui sono, siccome col latte, sai cos'è il problema? Che loro, le pecore danno anche il latte, no? Cioè la lana, sì. Il latte, e ora di questo la carne. Quindi le va capre, benissimo. Beh, pecore e capre soprattutto, perché le capre fanno anche il latte, si può fare anche formaggio. Anche le pecore fanno il latte. Così. Allora, magari riprendiamoci da qua. Cari amici, proviamo a fare una ripresa da qua. Bene, cari amici, siamo in fattoria Mezzacapa e siamo nel cortile dove ci sono... Benissimo, cari amici, siamo ai silos delle granaglie della fattoria Mezzacapa, appunto Mauri di Monza. L'abbiamo chiamata così perché non abbiamo trovato praticamente... informazioni su internet, evidentemente, quindi diciamo il suo è fallita evidentemente negli anni 90. Sapete benissimo, cari amici, se le cose le fanno pagare, le comprano sempre a meno, come il latte 23 centesimi al litro. Sinceramente con 23 centesimi uno alla mucca non ci dà neanche l'acqua. Costano queste cose, costa mantenere una fattoria. Se uno ha una fattoria e il latte glielo comprano 23 centesimi al litro, poi lo rivendono a 1 euro e passa, 1 euro e 50 molte volte. Come fa uno a tenere la fattoria? Allora, cari amici, siamo al silos. I silos naturalmente utilizzati per le granaglie, quindi anche soprattutto da queste parti, quando si parla di granaglie, si parla anche di mais. Il mais può essere dato sia naturalmente spaccandolo tutto, sia alle mucche e sia anche ai polli di allevamento e polli anche ruspanti di fattoria. Quindi benissimo, ai silos della fattoria Mezzacapa di Monza, al 4 novembre 2018, Gennaro Gelmini, Urbis Movis, youtuber Mauri. Benissimo, ma va bene Mauri, facciamo ancora una ricognizione. Dai, benissimo Mauri, continuiamo. Stiamo soffrendo però per questi zanzari qui che non ci danno tregua. Mettila magari bella dritta. Raddrizziamo, cari amici, la videocamera. Fantastici silos.
Bellissimi i silos, belli, Mauri. Belli, qui. Li ho visti su Google Map, cari amici, fantastici silos. C'è un po' di... Li ho visti su Google Map e sono troppo belli, veramente. Molto abbandono, probabilmente questa qui era una buona fattoria, solo che è andata male. Beh, allora Mauri, facciamo il giro. Sì. Cari amici, facciamo il giro di perlustrazione. Tu prendi a tutto campo sempre, Mauri. Ma bene, tipo un metro e mezzo, va benissimo. Così voglio, Mauri, che si veda. Allora, io sono nato a Milano, però sono... va bene così. Allora, voglio far vedere tutto, perché sono nato a Milano, però sono nato alla Barona. La Barona era una zona sud-ovest di Milano, piena di fattorie. Allora, se io decido di farvi vedere una fattoria, cari amici, ve la voglio far vedere tutta. Ma cosa c'è da vedere? Io sono nato in città a Milano, ma sappiate, tra le fattorie. E mio papà Giancarlo è nato in fattoria. Allora, fa parte del nostro passato. E anche il Mauri, eh? Mauri. Sì, io sono nato e cresciuto in una fattoria in provincia di Milano, a Paderno. Era una delle poche fattorie che ci sono ancora, ma che adesso è tanto stabile d'abitazione. Beh, intanto con Mauri, ecco cosa, ad avere i telefonini è così, cari amici. Continuiamo questa esplorazione. Adesso, intanto, facciamo un po' il giro, fantastico, e continuiamo questa esplorazione. E cari amici, qua, allora, continuando, vediamo addirittura delle parti che danno la biada alle mucche e ancora delle parti di là. Non che voglia sembrare frettoloso, semplicemente passano le ore. Adesso è già cambiato l'orario, Mauri, siamo già sull'orario invernale. Sì, alle 5 del pomeriggio viene buio e qua questo luogo non sarà più sicuro. Quindi se io do un po' di fretta è per questo motivo qua. Quindi dai Mauri, continuiamo. Sì. Cari amici, continuiamo questo giro esplorativo. Quindi... qua i silos, abbiamo fatto qualche foto, mi sono piaciuti particolarmente. Allora, riprendendo il discorso, pure da lì Mauri, no, ma sei un pignolo, però con i silos, sì. Riprendendo il discorso, praticamente questi sono i silos delle granaglie, solitamente, di solito, più che altro mais, quindi grano turco, da dare alle mucche, da dare ai polli per la stagione invernale. Naturalmente d'estate quindi avremo di più l'erba e d'inverno invece di più le granaglie, il mais, e il mais stava in questi contenitori. Quindi continuando, mi sono piaciuti particolarmente i silos, perché io questa fattoria su Google Map, dovete sapere cari amici, questa fattoria l'ho scoperta anche un po' grazie a questi silos. La prima cosa che ho avuto in occhio sono stati i silos. E quindi interessante. Qua la biada per le mucche, sicuramente, perché i polli non mangiano l'erba, no? Quindi la biada per le mucche, e quindi evidentemente, vedete, ci saranno ancora un po' di animali. Qua è una parte delle stalle. E cari amici, questa parte, vedete, un po', purtroppo il tetto un po' è crollato.
Qua poi abbiamo anche un altro silos, evidentemente dell'acqua, silos dell'acqua, o magari anche una piccionaia, era, tutta la parte dei caseggiati, e ci possiamo addirittura addentrare in una parte interna per farvi vedere la parte interna dei caseggiati. Adesso, cari amici, andiamo nella parte interna dei caseggiati. Dove i tavoli da pieni di zanzare? Minchia. Cari amici, adesso visitiamo una parte interna dell'androne dove stanno le capre e dove stanno i polli. E c'è la parte interna dove stanno poi i mandriani, i pastori, almeno fino a che evidentemente la fattoria è un po' Mauro è fallita. In effetti, sì, infatti. Qua è più che altro un dopo fallimento, se vogliamo, perché assolutamente una fattoria così non ha questione d'essere, perché è chiaro, per com'è non è che possiamo dire che sta in attività, per com'è gli abusivi hanno continuato l'attività, ma non è che la fattoria sta in attività. Infatti. Diciamo, Mauri, allora qua diciamo, hai preso qualche erbetta di campo. Sì. Allora, praticamente, fattoria Mezzacapa di Monza, sì, al 4 novembre 2018, Gennaro Giolmini, youtuber Mauri, continuiamo le riprese, Mauri, benissimo. Per Urbex Mobis e il canale Gennaro Giolmini, continuiamo le riprese, cari amici. Andiamo a vedere le parti interne. È un po' difficoltoso il passaggio. Ah, dove ci sono i silos, sul lato ci sono anche le parti abitative, nelle quali entriamo. Parti abitative, guardate che struttura, ancora con le assi in legno, colorate di verde. E una volta evidentemente erano anche colorate d'azzurro, se si vede meglio. Riuscite a vedere il colore azzurro? Beh, sembra quasi verdolino, eh? Qua io lo vedo più azzurro. Se ci mettiamo in luce, vedete che l'ombra è più azzurro. E poi verde. Seconda, evidentemente chi ci abitava qua gli piaceva di più verde, gli piaceva di più azzurro e colorava le pareti diversamente. E addirittura abbiamo anche una colorazione rosa. Una colorazione rosa. Guardate, cari amici. Queste colorazioni color pastello sono assolutamente indicative del luogo in cui stiamo. Sono veramente di fattoria. Cari amici, benissimo. E quindi facciamo vedere un po' le parti. Allora, cari amici, questa è una gabbia per cosa? Per trasporto. Se io ho bisogno di portare pochi animali, naturalmente se saranno più animali dovrò avere dei camion appositi, o addirittura un treno che possa portarli, apposito naturalmente. Se invece devo fare una cosa più promiscua con pochi animali, uno o due animali, tre a seconda, potrebbe essere una capra con due figli, oppure potrebbero essere due capre, basta che stiano bene insieme, per i piccoli trasporti io potrei benissimo portarli sul camion, su un camioncino, e però a questo punto io devo metterli in sicurezza e li metterò dentro una gabbia. So che sembra, oggigiorno le gabbie sembra sempre qualcosa un po' devastante, no?
però io devo pur trasportarli gli animali, no? Magari perché li ho venduti al mercato, queste cose via dicendo, oppure devo fare una mostra per far vedere alla pastoriccia, così devo partecipare e mi servono dei capi di bestiame da portare. E si utilizzano ancora queste gabbie che sono fatte di legno, assolutamente partendo dal legno grezzo. Quindi avremo delle assi di legno grezzo addirittura da alberi tagliati, quindi in fattoria fanno tutto. Dal legno grezzo possono costruire queste gabbie. Non vedetele per forza male, è una condizione di trasporto, di piccoli trasporti. Sono gabbie per piccoli trasporti. Benissimo, cari amici, si continua. E quindi, vedete, gabbia di legno grezzo. E qua la fattoria che abbiamo visto dall'altra parte, e si continua, cari amici. Qua naturalmente dalla fattoria adesso usciamo di nuovo, quindi abbiamo il verde, l'azzurro e addirittura il rosa. Teneteli a mente, cari amici, questi colori, nel caso vengano riproposti per il futuro, perché sono colori troppo belli, posso dire troppo belli. Quindi rosa pastello, rosa bellissimo, rosa pastello, qua dove c'era la gabbietta. Poi abbiamo il verde, facciamo vedere bene, sempre pastello, verde pastello. Facciamo vedere il verde pastello. Il verde pastello. E abbiamo anche, che dobbiamo farlo vedere un po' in ombra per farlo vedere bene, l'azzurro pastello. E potremmo anche dire il marroncino, il marroncino chiaro, color castano. Sono vari colori che qua nei settori abitativi decidevano di mettere. E cari amici, mi sono ricordato poc'anzi, vedete, questo azzurro, chiamato anche azzurro lilla. Perché? Perché in questo, quindi bianco, blu, azzurro, veniva messo qualche goccia di colore rosso nella vernice. E questa tonalità azzurra è azzurro lilla, come dicevano lilla a volte in dialettalmente. Azzurro lilla, quindi un azzurro bianco e blu, azzurro bellissimo pastellato, però lilla perché c'è qualche goccia di rosso nella vernice. Mettevano qualche goccia di rosso e facevano questa gradazione. Bellissimi i colori pastello, cari amici. Like! Il Mauri fa le foto. Ecco che il Mauri fa le foto, è la fattoria, con i bellissimi silos che abbiamo avuto modo di vedere. E io adesso esco di qua, dai locali a uso abitativo, una volta naturalmente, esco di qua. Qua l'hanno messo per le pecore, per non far entrare le pecore, semplicemente. Io cerco di uscire, non sono una pecora, quindi non riuscirò a passare da questo bellissimo posto. Volete una panoramica centrale troppo bella? Vi do la panoramica centrale troppo bella. Allora io mi metto al centro e
facciamo un giro completo. Vai il giro, vai! Vi è piaciuto? Like, cari amici, iscrivetevi se potete, se volete. E cari amici, anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a farvi vedere la fattoria di Monza, vicino al fiume Lambro. Sì, infatti, Lambro. E un po' di zanzare, tanto per cambiare. Ci sono molte zanzare che ma adesso è novembre, 4 di novembre. Ma ancora 2018. Ci sono, perché fa ancora caldino, secondo me, per la stagione. 4 novembre 2018, Gennaro Giolmini, Urbex Moves, youtuber Mauri. Siamo qua alla cascina, diciamo, mezza capa di Monza. Non aveva nome questa cascina, non abbiamo trovato informazioni sul nome di questa cascina. La chiamiamo cascina mezza capa di Monza, vicino al fiume Lambro. E cari amici, se potete, se volete, mettete un like, se potete, se volete, Mauri. Sì, giusto, mettete un like, se potete, se volete, iscrivetevi al canale. Fate, perché è giusto così parlare. Perché noi facciamo tanti sacrifici per Mauri, oggi, allora, ci è capitato di trovare dei senza tetto che dormono qua. Mauri, ma allora noi nella vita incontriamo tantissime persone nella nostra vita. Diciamo una cosa, a Varese è più difficile trovare magari senza tetto perché il clima non lo consente, perché infatti fa freddo. Sì. Allora quando non sai se sono cattivi, devi pur presumere che possano essere bravi. Sì, infatti. Ci guardiamo un po' intorno. Comunque, niente, questo filmato continuerà sul filmato delle vacanze, quindi vacanze al lago Germiniaga ad agosto 2018, sempre col buon Mauri, zanzare a Germiniaga non c'era. No, sì, perché ci stanno aggredendo, ma fa niente. Benissimo, ciao cari ciao amici, tutti, al 4 novembre 2018. Sì. Fanno pure tamburellano.